Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Nel video precedente abbiamo visto come andare ad usurare pochi millimetri da un nostro manufatto per portarlo a misura finita. Ma con una dima volante che abbiamo approntato lì sul momento. Ma se quei pochi millimetri a me servissero, come andiamo a farlo? Innanzitutto andremo a costruirci una controguida, diciamo, da applicare alla nostra guida del banco sega, da tenere a corredo al banco. Semplicissima, con due cose riusciamo a farla, e poi andremo a vedere come andare a sfilare dei listellini fini senza andare a rovinare né la lama e né la guida, come nel video passato. Comunque andiamo a vedere che cosa ci serve e vi auguro buona visione a tutti. Allora, di che cosa abbiamo bisogno per fare la nostra dima, chiamiamola così? Allora, innanzitutto un pezzo di asse della lunghezza della nostra guida del banco sega è più o meno della stessa altezza, e questo è l'asse. Poi abbiamo bisogno di due morsettini tipo questi qui, sempre in base alla grandezza e alla larghezza della nostra guida e dell'asse che andremo a scegliere. Sono cose che rimarranno dedicate a quell'oggetto. Avranno bisogno di subire una semplicissima modifica, tutti e due, poi spiegheremo il perché. È una cosa importante, l'asse, rispetto al video scorso che bastava solo un lato dritto, questa deve avere almeno il pezzo dove appoggia sul banco e i due laterali devono essere il più precisi possibili, perché da questo dipende la buona riuscita dello sfilo che andremo a fare. Più fortunati, per dire, se hanno una pialla spessore possiamo darci due o tre passatine sotto per appianare il tutto. Una volta portata rettificata l'asse possiamo andare avanti. Adesso intanto andiamo a preparare l'asse e poi proseguiamo. Eccoci qua, abbiamo rettificato il nostro pezzo. Mi sono dimenticato di dire prima, se non avete strumenti adatti per fare una cosa del genere, basterà andare, spendendo due soldini, in un qualunque brico e andare nella sezione legno e andare a trovare il pezzo che ci serve. Poi lo accorcerete alla misura della vostra guida. Detto questo, adesso dobbiamo applicare il nostro morsetto. Allora, il morsetto al di fuori non possiamo metterlo. Allora, la soluzione più semplice e più logica è andare a forare il legno al centro per fare un incasso per mettere questo in questa maniera. Questo è piatto, andrò a fare due fori, uno vicino all'altro, poi lo andrò a rifinire con una lima per far incastrare questo all'interno. Il foro possiamo farlo anche passante, non ci interessa. Allora, come vedete, questo gambo superiore è più lungo di questo qui. Allora, che cosa potrebbe succedere a seconda dell'altezza della vostra guida? Che questo vada a toccare, il gambo fuori vada a toccare sul nostro banco. Cosa succede? Lo rimango alto, non deve essere alto, perché questo anello qui, l'anello che spinge, deve essere più o meno al centro della tavola, in questa maniera. Perché se è più su o più giù potrebbe creare questo effetto. Se è più su potrebbe tirare la tavola in questa maniera. Se spinge al centro la pressione sarà uniforme. In questo caso a me è leggermente lunga. Andrò ad accorciarla un centimetro a tutte e due e poi vado a fare i fori. Intanto inizio ad accorciare questa. Eccoci qua, è tutto pronto, la nostra guida è pronta, non ci resta che andarla a assemblare. Allora, la mettiamo in questa posizione, eccoci qua, andiamo a inserire i nostri due morsetti, andiamo a stringerli, basta poco, non serve. Importante che siano ben aderenti alla guida,
E questa è la nostra guida, come vedete. La accostiamo alla lama e non abbiamo il rischio di andare a rovinare la nostra guida principale. Con questo sistema siamo sicuri, possiamo levarla e riporla. Quando abbiamo fatto, basta svitare, leviamo i morsettini e la mettiamo a corredo del nostro banchetto. Adesso andiamo a rimontarla e proviamo a fare uno sfilo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo montato la nostra guida, l'ho messa proprio accostata, non so neanche se riesco a tagliare, forse ho esagerato, ma proviamo. Userò questo semplice pezzo di asse per non andare a rovinare un'altra tavola. Siccome è piccolo e corto, una volta arrivato alla fine del taglio dovrò fermare la lama e poi levarlo a mano perché non ho possibilità di sfilarlo tutto. Proviamo. Ragazzi, è proprio, guardate, siamo riusciti a tagliare un millimetro. Adesso vengo, faccio il giro del banco, vengo lì da voi, vi faccio vedere. Scusate se vi passo davanti. Non so se riusciamo a mettere a fuoco, vedete? Un millimetro, guardate, è finissimo, millimetro. Cari amici, il progettino è stato un successo, guardate, tagliare un listello da un millimetro e forse anche qualcosa in meno, come vedete, non è roba da poco con un banchetto, un banco sega da hobbista. Con questa semplice dima potevamo farlo anche senza questo pezzo di legno, ma con questo siamo andati sul sicuro, senza paura che la lama toccasse la guida e si rovinasse sia la guida che la lama. Quindi questo ci accompagnerà per tutti i nostri progettini che servirà a tagliare pezzi molto fini come questo è un millimetro, l'abbiamo visto prima, fidatevi. Sono rimasto molto soddisfatto. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete un mi piace, lasciate un commento se lo desiderate e iscrivetevi al canale se volete premiarmi per questo risultato. Io vi ringrazio, vi rimando il video precedente, i link qui sotto in descrizione per vedere l'inizio, diciamo, di questa avventura al Banco Sega. Probabilmente ci sarà un altro video dedicato al Banco Sega, adesso vedo. Ragazzi, io con questo vi rimando al prossimo video e vi saluto con un ciao ciao da Maurizio.